Ciao a tutti! Oggi andiamo a parlare di parole piene e di parole vuote. Dove possiamo trovare le parole piene e le parole vuote? In ogni frase che pensiamo, diciamo, leggiamo oppure scriviamo, ci sono sia parole piene e anche parole vuote. Facciamoci aiutare da una scimmietta per fare qualche esempio. Eccola qui. La scimmietta si guarda allo specchio. Concentriamoci su questa frase. Quali parole di questa frase ti fanno venire in mente l'idea di qualcosa oppure di qualcuno? Prova a pensarci un attimo e vediamo cosa riuscirai a trovare. Tra qualche secondo te lo svelerò io. La prima parola che dovresti aver individuato, che ti fa venire in mente l'idea di qualcosa oppure di qualcuno, dovrebbe essere scimmietta. Eccola qui. La parola scimmietta dovrebbe farti venire in mente l'idea di un animale. La seconda parola, in verità sono due, sarebbe si guarda. Si guarda dovrebbe farti venire in mente l'idea dell'azione di guardare. L'ultima parola, infine, è specchio. La parola specchio dovrebbe far venire in mente l'idea di un oggetto. Scimmietta, si guarda e specchio sono parole piene. Le parole piene sono quelle che subito ci fanno venire in mente persone, oggetti, animali, cose, azioni, sentimenti, qualità e caratteristiche. Torniamo allora adesso alla nostra frase e cerchiamo di capire che cosa siano le parole vuote. Quali parole non ti fanno venire in mente l'idea di qualcosa o qualcuno? Ricordandoti quali sono le parole piene già trovate su questa frase, prova a trovare quelle vuote. Ti ricordo che vuoto è il contrario di pieno. Se hai ragionato bene, dovresti aver individuato la prima parola. La. Da sola non significa niente. La seconda parola ovviamente è allo. Anch'essa da sola non significa nulla. La e allo sono parole vuote. Le parole vuote sono quelle che non ci rimandano con la mente a un'immagine, ma uniscono tra loro le altre parole. Le parole piene e le parole vuote servono per costruire frasi di senso compiuto. Immaginiamoci la frase che abbiamo visto precedentemente, la scimmietta si guarda allo specchio, e togliamo da questa frase le parole piene. Quello che rimane, ovvero la allo, non significherebbe nulla. Allo stesso modo, ricordandoci la frase la scimmietta si guarda allo specchio, proviamo a togliere le parole vuote. A questo punto verrebbe fuori scimmietta si guarda specchio. Neanche questo avrebbe molto senso. Bene, ora che avete capito che cosa sono le parole piene e che cosa sono le parole vuote, facciamo attenzione. Non bisogna confondere parole piene e parole vuote con il concetto di concreto e astratto. Una parola piena, infatti, può trasmettere sia l'idea di qualcosa di concreto, sia l'idea di qualcosa di astratto. Una cosa è concreta quando è percepibile da almeno uno dei cinque sensi. Una cosa è astratta quando non si può percepire con nemmeno uno dei cinque sensi. Per esempio, un'emozione, un sentimento e via discorrendo. Grazie. E buono studio!